Una pericolosa banda, senza scrupoli e specializzata in furti in appartamento, composta da cinque albanesi, due piacentini e un romeno, è stata sgominata grazie a un'indagine condotta dai carabinieri dell'aliquota della compagnia di Piacenza. Altri due albanesi sono ricercati all'estero. Un milione di euro il bottino complessivo fatto di gioielli, monili, quadri, contanti, materiale elettronico e pellicce, frutto di 15 colpi, al momento contestati, compiuti da giugno a dicembre 2016 e nel gennaio 2017, concentrati soprattutto nella zona di Podenzano e in città. I banditi utilizzavano come base una cascina nella zona di Podenzano di proprietà di un piacentino che ricopriva il ruolo di basista. Nella casa veniva portata la refurtiva subito dopo i colpi, prima di essere smistata verso Milano. I banditi erano tutti pregiudicati e sarebbero coinvolti anche in giri di spaccio di cocaina e prostituzione. Otto gli arresti, le accuse vanno da associazione a delinquere a sfruttamento della prostituzione, spaccio di cocaina e furti. Venivano prese di mira essenzialmente abitazioni singole che erano ben protette, molto spesso con inferiati che venivano divelte con estrema facilità. Eh, venivano poi fatte, a, aperte le cassaforte con i flessibili, cassaforte anche di dimensioni piuttosto considerevoli, quindi ci troviamo di fronte a una banda che pianificava bene i furti e che poi sapeva commetterne anche con modalità adeguate. L'operazione è stata denominata Ghost in quanto molto complessa l'individuazione della banda che agiva indisturbata con sistemi sofisticati. Erano persone che sono state veramente difficili da individuare. E poter arrestare anche perché non aveva, molti non avevano fissa dimora e quindi è stato veramente complicato. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno proceduto con i vecchi metodi perché con i metodi tecnologici queste persone erano così furbe da riuscire a evitarli. Quindi abbiamo dovuto procedere con pedinamenti, osservazioni sul posto con i visori notturni è stata complicata. In un'occasione siamo riusciti a prenderli in flagranza. Quindi quattro li abbiamo arrestati in flagranza e, e nel complesso direi che abbiamo reso un buon servizio alla cittadinanza perché questa squadra era una squadra veramente di professionisti e non si fermava. Quindi riuscire a portarli e assicurarli alla giustizia è stato un, un, un grosso successo da parte della compagnia di Piacenza ed era dovuto a quei cittadini, ai gruppi di vicinato di Potenzano, a quelli di Piacenza che tante volte ci avevano sollecitato nel senso. Ecco, uh, a volte i tempi della giustizia non sono così rapidi come vorremmo, però sicuramente arrivano e quando arrivano non ce n'è più per nessuno.